Ed eccoci con Giuseppe Marchese, buongiorno al direttore generale del gruppo Aragosta, un gruppo italiano di alta hotelleria di lusso con struttura a Roma come Palazzo Montemartini, dove siamo in questo momento, e poi la Costiera Amalfitana e la Sicilia con Taormina, quindi i luoghi della grande ospitalità italiana. Come sta andando, Giuseppe, la situazione in questo momento? Tanto ciao Andrea, grazie dell'invito. Sta andando bene, le strutture ormai Hotel Raito già aperto, le altre sono come Roma chiaramente, le altre sono ormai imminenti le aperture, le prenotazioni salgono, c'è un segnale continuo di crescita che già avevamo visto già negli anni precedenti, nel periodo in cui siamo stati aperti, e quindi siamo estremamente fiduciosi. Riteniamo che l'ospitalità italiana prosegua nel suo percorso di crescita, e noi proseguiamo seguendo questo iter, questo trend che ci fa sicuramente piacere. Siete un gruppo italiano, non avete ceduto alle sirene di qualche grande gruppo, grande catena straniera, e questo è un motivo d'orgoglio anche. Ma sì, è un motivo d'orgoglio, anche l'interesse chiaramente, vuol dire che la strada percorsa è quella corretta. Il fatto che ci siano venuti a cercare, a trovare, a vedere, vuol dire che è un motivo di soddisfazione per noi. Noi siamo un gruppo italiano, facciamo da qualche anno ormai questo lavoro, e siamo contenti di crescere in questo settore, seguendo quella che è la nostra linea di condotta, e devo dire che i risultati arrivano e proseguiremo sotto questo profilo. È un gruppo italiano, siamo molto contenti di questo, siamo molto gelosi di mantenere quella targa, e ne siamo orgogliosi e la portiamo avanti secondo quello che l'ospitalità italiana dovrebbe prevedere sempre. Allora, l'estate sta arrivando, la Costiera Amalfitana avete due strutture e Taormina ne avete un'altra, Piedanlò, quindi l'Italia aspetta, il turismo sta arrivando, che segnali avete e come affrontate questo momento? L'Italia è pronta, noi siamo prontissimi, sia per quanto riguarda la Costiera Amalfitana con Hotel Raito nel Paradiso, che per quanto riguarda Taormina con la Palace Resort, e chiaramente Roma. Sono tutte strutture pronte, dove ogni anno continuiamo a fare le ristrutturazioni per cercare di tenerci sempre pronti e più belli all'atto dell'apertura dei battenti, e anche quest'anno abbiamo seguito queste indicazioni, e notiamo che c'è una crescita sia del mercato italiano, che già negli altri anni era presente, ma il ritorno importante anche di mercati come quello inglese e americano, che negli altri anni magari erano stati un po' più assenti rispetto al passato. Sono destinazioni che tirano tanto, quindi ci aiutano anche a fare in modo che questo sia un trend in continua ascesa. Ecco, le strutture di lusso come le vostre sono fatte dell'attenzione ai piccoli e grandi dettagli, sono fatti della cura, del servizio, quindi il capitale umano dei vostri collaboratori è molto importante. Voi quanti collaboratori avete e come li formate? Allora, io dico spesso che letti comodi ne troviamo in tanti posti, la differenza oggi nelle strutture lo fanno le persone. Oggi l'ospite ha necessità di trovare casa al di fuori di casa, ha necessità di trovare un servizio cucito su misura, no? Tailor made. Noi abbiamo una scuola di sartoria, e quindi cerchiamo di portare avanti questa tradizione, cercando già di reclutare giovani ragazzi già dalle scuole, dove cercare di inculcare quella che è il senso dell'ospitalità italiana, che è quello più importante e quello più ricercato. Oggi le persone che vengono appunto a trovarci nelle strutture vogliono quel sapore lì, il sapore del sorriso genuino, il sapore del gesto, il sapore dell'attenzione, e chiaramente il sapore a tavola. Quindi di conseguenza non possiamo fare a meno di immaginarci. Questo è un punto importante, perché nel gruppo la cucina, il food ha una sua principale posizione, perché è uno dei motivi per cui le persone scelgono una struttura piuttosto che un'altra. Assolutamente, c'è una grande attenzione nella parte di ristorazione. Poi noi siamo fortunati perché siamo ospitati da terre importanti, siamo ospitati dall'Italia in primis, e poi dal Lazio, da Roma, quindi poi dalla Costiera Amalfitana e da Taormina, dove ci sono tradizioni culinarie estremamente importanti, sono territori ricchi di materia prima, e quindi noi dobbiamo intanto ringraziare il territorio, e per ringraziarlo in modo più opportuno esprimere una cucina fatta di grandi prodotti cucinati da esperte mani. E quindi i nostri chef, che sono ragazzi giovani che hanno fatto la loro formazione in giro per il mondo, riaffondano le mani nelle loro terre, nelle terre natie, nelle loro radici, per portare quello che è avanti il concetto di grande cucina, di grandi prodotti, di grandi tradizioni, con il tocco di mani esperte. Ecco, questa fiducia verso i giovani è positiva anche dal punto di vista del mondo del lavoro, non dà qualche speranza in più? Ma
Io credo che soprattutto in questo lavoro qui bisogna lavorare sugli stimoli. E oggi i giovani ne sono pieni di stimoli, basta solamente perderci un po' di tempo, scovarli, allevarli nel modo migliore e esaltare quegli stimoli lì. E credo che se fatto nel modo giusto, oggi c'è della gran bella argilla, bisogna solamente poi essere in grado, noi essere in grado di poter lavorare nel modo migliore per uscire fuori un prodotto importante. E devo dire che nel nostro caso siamo spesso fortunati, siamo in questo momento in piena stagione, riusciamo ad essere oltre 300 dipendenti, quindi una pletora piuttosto importante. Con un totale di camere che entra le... Superiamo le 200 camere, con tipologie estremamente variegate, quindi partiamo dal bungalow, dal faremo altipiano sulla spiaggia dell'Isola Bella alla Plage Resort, quindi all'interno di una riserva naturale, fino ad arrivare alla penthouse di Palazzo Montemartini, cioè dove siamo in questo momento, che è una camera, voglio dire, con una terrazza che affaccia al termine diocleziano per un totale di 250 metri quadri. Ce n'è per tutti i gusti, le camere con le jacuzzi, con le piscine interne, le spa suite di veramente è abbastanza diversificato, quindi ognuno riesce a trovare il proprio angolo di paradiso all'interno di posti eccezionali. Molto interessante, perché lo stile della casa quindi è eleganza, lusso e attenzione al dettaglio. Assolutamente, tailor made. Grazie a Giuseppe Marchese. Grazie a te.